Dai, oggi voglio fare una bella daily, non come quella daily fasulla che mi ha fatto perdere il sabato. No, aspetta, com'era? Ah, non c'è niente di meglio del sabato. Oggi è mercoledì, over. No! Ah, non c'è niente di meglio del sabato, non come quel sabato fasullo che mi ha quasi fatto perdere il lavoro. Buonasera! Ho sentito delle cattive notizie, mi spiace. Quindi 11-13, Isaac. Partiamo con Judgment comunque. È una pillola di Akensi Forever. Allora, non so proprio come approcciare questa situazione. È strano partire con questa combinazione di cose. L'avrò già fatta altre volte sta daily, ma può anche essere di no in effetti. Non me la ricordo proprio, però è anche vero che avendone fatte così tante. Idealmente mi servirebbe magari qualche altra bomba. Ok, lì c'è la stanza segreta. Ok, ci sono pure le bombe. Il piano non è XL, quindi niente patto. Però io volevo fare una cosa così. Quello mi interessa. Ma mi piacerebbe avere più cuori in generale. Ok. Poi comunque alla peggio li farò saltare tutti. Te lo sentivi? Beh, se hai avuto. Cioè, se era diciamo una cosa, come dire, un po' aspettata perché appunto era vecchio a. Cioè è più facile da processare almeno secondo me, secondo la mia modesta opinione ed esperienza personale. Che schifo. Porca troia. Vabbè, non è gravissimo, però non è nemmeno una cosa bella. Tanti soldi. Allora. Able lo voglio, lo posso prendere, sì. Perché tanto non. Cioè mi fa cagare, eh. Però. Allora, i soldi li abbiamo, quindi compriamo. Però magari non riappare più così. Ho paura che perderò troppo tempo e rischierò di non fare la boss rush, però con tutte le risorse che mi beccherò alla fine di questo piano dovrei non aver necessità di continuare a rifare questa tiritera anche nei successivi. Tuttavia, non ho Soul Art, che è una cosa che sicuramente, beh, questo lo accetto però, sicuramente non fa piacere. Soprattutto in vista del futuro. Quindi adesso penso che farò una cosina qui. Molto bene. Non è una situazione che mi spiace affatto. Quindi questo giustifica assolutamente visitare la cursed room. Possibilmente non prendendoci danno, ma potrebbe succedere. Perché mi sono fiondato sul baule senza pensare. Ok. Non è stato utile, ma va bene lo stesso. Non so quanto sia la vita che ci si aspetta da un criceto. Non ho
mai avuto criceti. C'è stato un criceto che mi ha morso quando ero piccolo. Mi è bastata come esperienza. Otto bombe, sarebbe bello potermele usare per il Duke of Flies. Vabbè, me ne uso una. Perfetto. Dai. Buono, perfetto. C'ho il Soul Heart adesso. Perfetto, perfetto. Non mordeva mai. Allora, mi ricordo quando ero piccolo in questo negozio di animali. Ho avvicinato il dito alla gabbietta. Quello mi hanno usato il dito. E me l'ho morso e mi ha fatto comunque fare l'antitetanica perché mi ha fatto, cioè stavo sanguinando. Non è stata una cosa del tutto indolore. Anzi, non è stata per niente indolore. Allora, questa situazione è troppo interessante per lasciarla. Però mi conviene lasciar perdere adesso, sì, basta. Tanto ci vado a guadagnare. Devo accelerare il passo però. Sto perdendo troppo tempo. È figo. Anzi, dovrei romperle tutte ste cacche. Ho sbagliato, non devo prendere quel cuore. Però adesso basta. Devo vedere cosa c'è sopra. Ne varrebbe anche la pena, ma non c'ho il tempo. Quindi lasciamo stare. Non c'è il tempo. Lì c'è una roccia tinta, quello mi interessa. Molto bene. Posso stare un pochino più tranquillo. Beh, i soldi sono punti e li puoi usare per... li puoi scambiare per beni e servizi. Riccardo con la rabbia, sì, era il tetano in realtà, però sì. È una Genzi Forever? È ancora meglio... Ah, perché c'ho il PhD, giusto, essendo un dottore. Allora. Le carte sono tutte Judgment. Ok. In tal caso non ha neanche troppo senso comprarle. Peccato, vuol dire che non si può rompere il gioco più di tanto. Cioè, oddio, Judgment è comunque una bella carta. Ok, io ho recuperato i cuori. Dovrei trovare più bombe, idealmente. Non c'è la stanza super segreta. Cioè, non è lì. Questo è sorprendente. Ecco che arriva la bomba. Mostro, va bene, dai, si fa. Ora, l'obiettivo è diventare potenti nel minor tempo possibile per recuperare tutto il tempo che ho perso per accumulare soldi. Il problema è che non avrò tempo di spenderli di questo passo, quindi... PhD è... praticamente, sarebbe tipo la laurea, il dottorato, comunque... ti identifica tutte le pillole e ti rende tutte le pillole negative, positive o neutre. Cioè ogni pillola la trasforma nel suo corrispettivo positivo. Esatto. Sì, speriamo che esca a dicembre, non ci sono state più novità. Che schifo l'aumento di range. Potrei prendere questi libri, però... non ne vale la pena secondo me. Allora, adesso andiamo al prossimo piano. Troveremo probabilmente più, molti patti, almeno più della norma. Questo lo facciamo saltare subito così ci aumentiamo le chance di patto fino a 42,50. Che l'ho letto, non me lo sarei ricordato a mente.
Maledetti. Vorrei avere molte più bombe di così. Perché non scoppi? Ok. Quello ci potrebbe dare una runa. Magnifico, sono contento di non aver mollato la carta bianca. La black rune è tantissimo. La black rune è... Abbiamo... Beh, non abbiamo rotto il gioco, però abbiamo un void molto più efficace adesso. Ok. Devo solo trovare qualche posto dove utilizzarlo. Cioè, non molto più efficace. Diciamo... Diverso. Diverso, ma probabilmente migliore in assoluto. Devo solo diventare potente adesso. Devo solo diventare molto potente. Oppure avere abbastanza bombe da saltare ogni stanza che mi viene scomoda. Allora, qui secondo me ci potrebbe essere una stanza segreta. Non c'è, perfetto. Il mio radar oggi è off. Cazzo. Ok. Allora, preferirei esplorare un altro pochino prima di passare al... Cazzo, un vicolo cieco. Prima di passare al boss, vorrei potermi aumentare un altro pochino le chance di patto, vorrei poter trovare la stanza del tesoro, possibilmente il negozio. Sono tentato di skippare questa stanza, ma in effetti sarebbe stupido. Perché ho solo due bombe e poi comunque dopo ci dovrei tornare. Porca troia, vabbè. Cos'è sta pillola? Puberty, va bene. E siamo a una puberty. Dai. Decidi tu, almeno. Porca troia. La fretta non aiuta. Però questa è una stanza bastarda. Io non ricordo di averla mai vista prima. Ok, qua c'è il negozio. Stavo per fare danno. Questo non mi ricordo cos'era. Moving box, perfetto. Questo vuol dire che lo trasformiamo in un aumento di statistica, cioè di danno e fortuna in questo caso. Ci prendiamo la batteria. Vorrei poter andare avanti. Cosa c'è qui tra l'altro? Niente. Aspetta. Sto realizzando adesso. Non ci sono stanze del tesoro. Ok. Ok. Ho fatto bene comunque a visitare il negozio. Però non ci sono stanze del tesoro. Ne devo tenere a mente. Di questa cosa... devo averla... skippata nel momento in cui... ho letto la descrizione di questa daily. E i campioni invisibili ti danno sempre rune quando ti danno qualcosa. Cazzo. Che ogni campione ha una sua particolarità e... A parte il fatto che ha più vita, tipo il doppio della vita mi pare che abbia. Ti fa sempre un cuore di danno, tranne quelli giganti che ti fanno due. Questo mi dà fortuna, solo arte e due chiavi. Ci sto un po'... Un po' non del tutto convinto, ma ci sto. Ora un pochino di danno in più dovrebbe andare meglio, però posso ancora migliorare. Ah. Maledizione, avrei dovuto prendere le bombe prima, però vabbè. Adesso sai che si può fare questa cosa.
Ricordiamoci, la prossima puberty sarà un aumento di vita nel caso dovesse essere un problema. Si può fare quella cosa, ma non mi riesce spesso, ti avverto. Ok, questo mi potrebbe dare il libro. Gradirei il libro. Grazie. Lo trasformiamo in un aumento di tiers e di range, va bene. Vorrei un po' di velocità adesso, devo ammettere che è la cosa di cui sento più la mancanza. Cazzo. Ok. Che odio. Non dovevo fare il giro in quel modo, però va bene. Ok, non è difficilissima. Io questa qua la stavo facendo esplodere. Ok. Era una cosa calcolata, però che cazzo. Maledizione. C'ho un po' di fretta. Chi era sto boss? Mai visto? Non me lo ricordo quale ho combattuto. Non mi ricordo quale cazzo di boss ho combattuto. Sono un po' preso dal gioco, non riesco a. Sono in pilota automatico. Io lo rifaccio, perché questa tattica si sta rivelando buona. Black Rune è anche uno strumento di attacco, non l'avevo mai usata così, però lo sto facendo adesso. Ci sarà Grid? Non c'è Grid. Allora, questa carta cos'è? Chew Farts, non mi serve. Questo lo posso prendere e usare una volta. Questo non è da mettersi in discussione. Mi serve questo. Questo lo compro. Posso avere di meglio. Ok, ci sto. Ok, adesso devo scappare. Dovrei assorbire quella roba. Idealmente. Tirsa è inutile ormai, vabbè. Allora, la situazione dovrebbe migliorare a breve, quindi voglio sperare che. Cazzo. Che il timer non sarà un problema. La tentazione di usarlo, guarda, però non lo farò. Sacchetto, sacchetto, niente sacchetto, uso l'art. Di corsa, di corsa, di corsa, di corsa. Madonna, i soldi che sto trovando. Mi ha dato solo un aumento di range, manco di velocità. Sì, il companion è odioso, Abele. Stai sempre a flexare, in che senso? Che cosa ho detto? Ah, per la cosa del boss. No, è che non mi ricordo davvero. Ho avuto un blackout. Dai, spara il brimstone. Spara il brimstone. Ok. Come avrai capito, sto cercando di fargli fare più male possibile da solo. Quello è un aumento di velocità, potrebbe servirmi. Il patto è buono. Ho sbagliato. Però neanche tanto. Allora, adesso ho poca vita, ma.
Ho recuperato in velocità. Ho recuperato pure un po' di vita. Perfetto. Ho tutto quello che mi serve. Sono solo in ritardo. Parecchio in ritardo. Speriamo che riesco a trovare. Però adesso la potenza offensiva è tutto un altro pianeta. Sono parecchio in ritardo. Cazzo. E sto giocando di fretta, infatti. Wheel of Fortune. Ma allora ci sono altre carte. Mi ha ingannato il gioco. Ok, le bombe le gradisco. Mostro 2 non è un grosso problema. Ora con questa potenza di attacco potrei riuscire anche a farcela in tempo. Con quello è un po' di fortuna. Allora, quello mi dà 2 solar art che mi possono servire. Questo è buono. Allora, in tal caso prendo il contract. Prendo questo. Prendo anche questo. E vado avanti. Siamo questo una volta. Di corsa. Qualsiasi istanza sembra troppo lunga, la devo saltare. Però devo tornare lì. Vedi perché ho preso il contract, si è già ripagato da solo quasi. Quello è buono, però non c'ho il tempo di farlo. Mi servirebbe una carta di teletrasporto. Non ce l'ho una carta di teletrasporto. Quello mi piacerebbe ucciderlo, ma non è il caso. Questo è un vicolo cieco. No, lo sapevo. Mi ha chiuso proprio. Allora, visto che ho le batterie in abbondanza, facciamo così. Perdonatemi se non vi leggo, ma questo è un momento. Ok, no, non è così grave come momento. Mi sono fatto male da solo, ma non è grave. Ripetiamo, non è grave. Allora, posso avere di meglio. Posso avere di meglio. Il coupon. Tirsap inutile. Va bene. Assorbiamo il coupon. Mi prendo la batteria perché nella boss rush la devo avere. E poi mi faccio mamma. Purtroppo non ho altro tempo da perdere, non c'è Ash, quindi devo fare per forza la boss rush. Il danno sale e scende perché quando sono nell'aura di Succubus mi ottengo un bonus. Perché, allora, è Dank Depths perché è la variante delle Depths. Ci sono 2 varianti per ogni piano, cioè ci sono i Depths. Ci sono le Catacombs e le Dank Depths. Credo che di essere messo abbastanza bene che anche qualora incontrassi Krampus all'eventuale patto non sarebbe un problema. Infatti. Allora, potrei prendere la Polaroid. Oppure potrei assorbire quei 2. Allora, facciamo così. Assorbo questi 2 e mi prendo questo. E adesso dovrebbe essere più divertente la partita, in generale. Non dico più potente, ma come minimo più divertente sì. Ah, non mi ha preso, curiosamente. Non sembra almeno. No, se mi avesse preso avrei ricaricato di un attacco il mio attivo. E che cambia? Ci sono stanze diverse, nemici diversi. È più difficile. La variante più difficile è il Dank Depths delle tre. Infatti le vai sbloccando, non ci sono da subito. Considera che
La prima variante del piano l'ha aggiunta Wrath of the Lamb per la prima volta, perché nel gioco base avevi solo Basement, Caves, Depths, Womb, eccetera, eccetera. Invece con Wrath of the Lamb hanno messo Cellar, alternativa delle caves, non mi ricordo come si chiamava. Insomma, ci siamo capiti comunque. Cazzo. C'è un po' di macello a schermo, devo ammettere. Ho difficoltà a vedere bene la situazione. Sì, ma stai calmo, perché che cosa è successo? Comunque ci mancano altri due piani e poi è finita, questa non arriva fino all'ultimo. A meno che non trovo un modo per... Cazzo! Non l'ho proprio visto. C'è un po' di casino, c'è veramente molto casino. Lo schermo è impegnato in questo momento. Quindi niente, devo vedere se riesco ad arrivare alla Dark Room. Sia che ci riesco e sia che non ci riesco, mi conviene esplorare il più possibile i prossimi piani, i prossimi due piani, per garantirmi comunque il punteggio massimo. Dov'è sto cazzo di nemico adesso? Perso completamente di vista. Ok, questo non è un problema. Ok, sta andando molto bene, direi. Benissimo. Eliminato prima che cominciasse a diventare preoccupante. A boss rush, cazzo! È la cosa più tediosa, secondo me, di tutto il gioco. Cioè, preferisco quando devi fare Ash, guarda. Che è lungo e... Sì, è tedioso, però non così tanto come la boss rush. Allora, questo è troppo buono, soprattutto nel caso io trovi una self-sacrifice room, quindi... Lo prendo. E tutta sta roba la possiamo trasformare in mosche, sì. Larry Senior sarebbe un boss di Super Meat Boy. Se non sbaglio. In qualche modo i giochi di Macmillan, non dico che si interconnettono, ma si collegano. Dovresti prenderti la Basement Collection, secondo me. So che te l'ho già detto, però. Io tra l'altro non è che ci ho giocato tantissimo, ci ho giocato giusto un pochino. Stavo pensando. Se metto una bomba tipo qua. Bene, no, vabbè, non lo devo fare in realtà. Era per la scienza. Ok, attenzione. Quello è fortunato. Questo lo facciamo per i punti. E per il basso sforzo che richiede. Una volta che fai la boss rush, poi ti rendi conto che in realtà sei OP e non te ne rendi conto. Quella era una chiave carica che mi ricarica completamente l'oggetto attivo, che però avevo già completamente carico. L'ho riconosciuta perché era una chiave singola. E dato che io ho Humble in Bundle, non posso avere oggetti singoli se non quando sono speciali. The Devil, The Hermit. Mi sarebbe piaciuto trovarla prima, The Hermit.
Al piano prima per la precisione, però va bene. Ok. È diventata una run incredibilmente potente comunque. Non so che punteggio riesco a fare però. Se si ferma qua. Farò comunque del mio meglio. Mi conviene continuare a esplorare. Se c'è una Cell Sacrifice Room la uso. Assolutamente. Però potrebbe essere un problema. Ok, se c'è non è qua. Però anche se c'è un numero. Un numero 6 no. Numero 6 non me la sento. Anche se un po' ammetto di avere la tentazione. È una run molto potente. A rirollarla completamente. Potrebbe essere divertente, eh. Però non è l'ultimo piano, quindi non me la sento. Abel sta praticamente speculare a testa dall'altra parte della stanza, per questo è così fastidioso e inutile. Ok. Aspetta. No, ci posso sempre tornare dopo, non vedo perché dovrei mettermi a rischio adesso. Sono distratto un attimo. Allora, qui ci sarà la super segreta. Penso che mi convenga farmare cuori blu. Mi piace, aumentiamoci le chance di patto. 95% è un patto praticamente sicuro. Va bene, facciamo che mi faccio il boss. Patto come previsto è uscito ed è questo libro qua che non mi serve, però lo possiamo sempre assorbire, trasformiamo in danno e fortuna. Questo qua neppure mi serve, lo possiamo anche assorbire. Non è ancora detto che non ci sia una stanza del sacrificio, eh? È ancora possibile. Questo non so che cosa mi ha dato perché non lo vedo. Ah, giusto, questa stanza qui. The World. Ok, non c'è la stanza del sacrificio. Cerchiamo di non prendere danno. Ok. Non credo che sia importante, però cercherei di arrivare a vita piena. Ok, grazie. Di solito non va così bene. Direi che è perché ho la fortuna a 5, però in realtà quelle macchinette lì non sono influenzate dalla fortuna. No, non la uso, la stanza del dado. Non la uso proprio. Corso The Maze. Sono stato scemo, ma non è ancora tardi per rimediare. Bolso stile è comodo, tirsap è inutile. Questa è l'ultima chance che c'è di ottenere una stanza del sacrificio. A prescindere, questa run è un successo comunque. Nel senso, sono riuscito a fare quello che dovevo e sono riuscito a spaccare tutto, a potenziarmi enormemente. Però se potessi posizionarmi anche bene sarebbe più bello, diciamo. Era una run che poteva andare in un sacco di modi diversi, grazie alla carta bianca. Sin da subito.
Cazzo. Problema, non dovevo prenderli questi danni. Non dovevo neanche usare l'oggetto, l'ho fatto istintivamente. Quindi, stanza segreta, forse qua. Mi sa che sto sprecando bombe. Ok. Filigree Feather mi piace come cosa. Forse questo mi piace di più. Cazzo, dove me ne vado? Ok, per il momento questo piano non è un successo. Questo è facile. Siamo sicuri che non c'è una stanza segreta manco qua? Niente, ok. Sono sicuro di aver buttato bombe nel cesso, però. Mi diceva tutto che di trovarla lì, ma. Nada. Ok, abbiamo le batterie, che è una cosa buona. Arcade non è una cosa negativa, però non è ciò di cui ho bisogno. Il gioco non ci fa proseguire. La power pill può essere interessante. Magari in futuro. Allora è qua. L'avevo detto. Sta maledizione, che nervoso. Allora, questo lo devo aprire. No, è finito ancora peggio. Vabbè, non. Ok, ho capito. Non si può? No, senti, è un baule di merda, non perdiamo la pazienza e non perdiamo tutti sti punti appresso a un baule di merda. Tutte queste risorse sono inutili se non per il fatto che ci danno i punti. E i punti sono buoni. Niente. La run finisce qua, allora, non c'è molto altro che posso fare. Cazzo. Niente, è proprio finita qua, neanche patto, niente di niente. Vabbè, posso ricercare la super segreta, ma. Troppo complicato, poi con la corsa dei mezzi ci esco pazzo. Vediamo come mi sono posizionato. 191esimo, infatti. Non ho fatto niente di straordinario. La corsa dei mezzi con esattezza ti scambia le destinazioni delle stanze, a volte ti fai andare in una stanza invece di un'altra, a volte scambia i contenuti delle stanze. Quel mob, vabbè, un'altra, tipo un'altra versione di Isaac. Allora, ci sono quelle cose in mezzo al nulla, le puoi prendere tipo col boomerang, le puoi prendere col volo, le puoi prendere col salto, con la scala. Il fatto è che le puoi prendere in qualche modo. Non ci provi? Vabbè, non è che è difficile, anzi, hai visto.